Procediamo adesso con l'oggetto numero 172. Interroga il consigliere Smacchi, risponde l'assessore Chianella. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. L'interrogazione riguarda due questioni, entrambi inerenti la variante alla statale Piandassino. La prima questione è inerente, assessore, al progetto relativo al tratto Mocaiana-Bivio-Petralunga. Come sa, questo progetto è un progetto interamente finanziato per un importo di oltre 76 milioni di euro. Purtroppo 76 milioni di euro fermi ormai da alcuni anni, anche in conseguenza della scadenza della valutazione di impatto ambientale fatta scadere, perché c'è sempre un responsabile, da ANAS. Ora, dopo un periodo di incertezza, ANAS ha convenuto che la competenza per la nuova valutazione di impatto ambientale è in capo al Ministero dell'Ambiente. In data 3 luglio ANAS ha presentato al Ministero dell'Ambiente istanza per la verifica di assoggettabilità. Da quel momento in poi è iniziato e si è aperto il periodo per le eventuali osservazioni. Sono passati ormai 4 mesi da quella data e purtroppo siamo ancora in attesa che la questione si definisca. Come sa, lo sblocco di questa situazione, che in qualche modo è veramente atteso da tutta la comunità, ma anche dalle imprese che di fatto potrebbero usufruire di questi lavori per avere un po' di ossigeno sul territorio, in questo momento non è ancora chiaro. La seconda questione, assessore, invece riguarda il tratto della variante alla Piandassino già realizzato, in particolare quello che va dagli abitati di Branca a quelli di Mocaiana. Per quanto riguarda questo tratto, l'ingegner Celia di ANAS 6 mesi fa aveva comunicato l'intenzione, appunto, di ANAS di sperimentare su tale tratto un sistema di tutor per rilevare la velocità. Da un lato questo permetteva di mettere in sicurezza e in qualche modo anche serviva da deterrente per coloro che su quel tratto a 2 corsie, anche se ampie, vanno a velocità superiori a quelli che sono i limiti. Dall'altro, lo stesso ingegnere ci diceva: questo sistema ci permetterà di analizzare i flussi veicolari anche al fine di un eventuale successivo progetto di raddoppio delle 2 corsie. Ecco, anche per quanto riguarda questo progetto non abbiamo avuto più notizie. Da qui questa interrogazione, rispetto al quale quindi potremmo, sperando che lei abbia notizie positive, fare un po' il punto della situazione. Grazie, assessore. Grazie. Prego, assessore. Consigliere Smacchi, partirò dalla seconda, nel senso che ANAS sta lavorando su questa gara nazionale per appunto l'installazione di questi tutor, che credo non sia completata. Noi sollecitiamo costantemente questa questione e credo che avremo, diciamo così, notizie a breve. Sull'altro aspetto, molto più, diciamo così, incidente, molto più importante invece, dobbiamo dire, siccome è stata oggetto questa questione anche di altre interpellanze in questo Consiglio nei mesi precedenti, che il giorno 8, cioè dopodomani, sarà effettuato uno screening, o se vogliamo la verifica di assoggettabilità, appunto, del progetto presso la Commissione Ministeriale. Questa è una notizia, tra virgolette, positiva, perché questa procedura finalizzata ad accertare, appunto, se un progetto debba o meno essere assoggettato a procedura di VAS. Diciamo che tutto questo è una procedura fatta ai sensi dell'articolo 12 del decreto 152 del 2006, verrebbe fatto giovedì, cioè fra 2 giorni. Noi auspichiamo, tra virgolette, che le procedure effettuate a suo tempo dalla Regione dell'Umbria siano confermate, perché di fatto il progetto non è cambiato, è la stessa, diciamo, è la stessa cosa, non è cambiata effettivamente neanche una virgola. E quindi, come dire, abbiamo sollecitato intanto questo screening, che è un passaggio obbligato per valutare questa, appunto, se c'è necessità di passare alla valutazione ambientale strategica, che è un altro, diciamo, procedimento finalizzato a considerazioni di natura ambientale. Noi
auspichiamo, speriamo e siamo fiduciosi su questo, che le procedure comunque della Regione dell'Umbria siano confermate e che questa procedura in capo al Ministero, ricordo che era stato oggetto di discussione l'altra volta, è in capo al Ministero perché di fatto questa strada in origine era in capo alla Regione e poi è stata questo progetto è stato trasferito ad ANAS, venga, diciamo così, definito con i tempi minori possibili. Noi crediamo che da questo screening, prima di Natale, tra virgolette, possiamo avere una risposta, se è necessario poi procedere però alla VAS, oppure addirittura che questa procedura si fermi qui e venga, come dire, considerato valido, tra virgolette, la procedura fatta a suo tempo dalla Regione dell'Umbria. È un auspicio, noi seguiamo costantemente questa questione con ANAS, sollecitiamo ANAS. Abbiamo avuto una riunione anche stamattina per altre cose, tra virgolette, e soprattutto in questo caso non tanto ANAS quanto il Ministero appunto dell'Ambiente che ha in capo questa procedura. E speriamo che prima di Natale, tra virgolette, almeno abbiamo diciamo così, un risultato rispetto alla procedura che questo progetto deve seguire, e noi auspichiamo che sia quella più semplice possibile perché, come ripeto, non è cambiato il progetto. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi. Sì, grazie Assessore, i tempi che lei ci dà e le rassicurazioni che lei ci dà sicuramente sono un passo in avanti. Rimane purtroppo come mia considerazione il fatto che non è possibile che opere interamente finanziate per problematiche burocratiche o scadenze come quelle che di fatto sono emerse nella procedura tengono in scacco un intero territorio che già da tantissimi anni purtroppo sta aspettando di uscire in maniera forte dall'isolamento, e la crisi economica chiaramente che quel territorio sta subendo non aiuta da questo punto di vista. Quindi le chiedo veramente di monitorare con attenzione e fare veramente le giuste pressioni su ANAS e a questo punto sul Ministero dell'Ambiente affinché, non essendo cambiato il quadro rispetto a tutta la procedura che era stata in precedenza seguita, si possa nel più breve tempo possibile arrivare a questa famosa assoggettabilità invece che valutazione che ci permetterebbe probabilmente ad anno nuovo di riprendere i lavori. Grazie. Grazie Consigliere Smacchi. Procediamo con l'oggetto numero 175. Interroga il Consigliere Chiacchieroni, risponde l'Assessore Cecchini. Prego. Grazie Presidente dell'Assemblea. Sì, torno a sollevare un tema a noi molto caro, molto, che è il tema appunto delle politiche di sostegno all'agricoltura e dei piani e dei programmi che questa regione d'intesa con l'Unione Europea si è data e sta realizzando. Quindi il tema è lo stato di avanzamento dei programmi del PSR e sviluppi della politica regionale, Assessore Cecchini. Quindi alla luce dell'apertura dello sportello AGEA presso gli uffici della Giunta regionale, cosa che appunto è avvenuta anche in seguito a tante iniziative delle forze sociali organizzate, singole, associate, spontanee, e anche appunto da un'esigenza sempre più pressante di vedere soddisfatte appunto i progetti, i programmi delle imprese della nostra regione. Si è costituito presso nella regione dell'Umbria questo sportello, che è uno sportello informativo ma anche propedeutico alle attività dei programmi delle aziende stesse. Quindi alla luce di questo, la considerazione del fatto che c'è stato un interesse manifestato dall'attuale Ministro delle Politiche Agricole a riguardo la questione dell'efficienza nella gestione dei piani di sviluppo rurale della nostra regione, interesse appunto manifestatogli dalle stesse categorie
sociali e dagli operatori del settore in maniera diretta e indiretta attraverso i rappresentanti istituzionali. E anche c'è stato un interessamento da parte della delle commissioni del neoparlamento insediatosi dopo l'elezione del 4 di marzo, delle varie commissioni del Senato, della Camera, da parte dei parlamentari e direttamente tramite essi dei soggetti, in questo caso degli agricoltori. Alla luce di tutte queste iniziative che ci sono stati, si interroga la Giunta per sapere qual è lo stato di avanzamento dei programmi stessi dei PSR e gli sviluppi della politica agricola regionale e non solo con riferimento non solo all'agricoltura ma anche a tutto il comparto agroalimentare. Mi rendo conto che è un quesito molto vasto, molto complesso, però per grandi linee serve anche alla Regione nel suo insieme, Giunta e Consiglio, per fare un po' il punto della situazione e informare gli stessi cittadini e agricoltori della nostra Regione. Grazie Assessore e grazie Presidente. Grazie Assessore, Consigliere Chiacchieroni. Prego Assessore Cecchini. Sì, beh, la domanda posta avrebbe bisogno di non di 3 minuti ma di un convegno. E cerco di sintetizzare in questo modo: le chiacchiere rimangono chiacchiere, i fatti a volte si concretizzano anche attraverso numeri e risposte. E il piano di sviluppo rurale dell'Umbria sta andando bene nella fase di avanzamento, sia per quanto riguarda le risorse impegnate, sia per quanto riguarda anche le risorse pagate concretamente, quindi la spesa. È già pagato quasi 250 milioni di euro, pari ad oltre il 26%, il numero di domande pagate fin qui dal 2015 è pari a 50.756. Nessun comparto ha eguali o può fare confronti con quanto viene pagato sia in quantità che anche in dimensioni con lo sviluppo rurale. Ecco, questo per affermare che è vero che c'ha dei problemi di malfunzionamento AGEA che permangono, tra l'altro, perché se fosse stato vero che arrivando il nuovo ministro in 3 mesi risolveva il problema di AGEA, lo potevamo fare santo, perché come dire, non era più, era poco fare il ministro, proprio perché i problemi sono di tipo informatico, l'abbiamo detto più volte, sono strutturali all'interno di AGEA, ma questo non ha messo in difficoltà ad esempio i pagamenti in generale, al punto che noi avevamo raggiunto la capacità di spesa, così come ci dice l'Europa, perché il terzo anno ci misura la capacità di spesa e chi spende meno di quello previsto va in disimpegno. Noi eravamo già a posto nel 2017 e la verità è che contestualmente in questo momento ci sono diverse regioni che sono a rischio disimpegno, anche del centro Italia, anche del nord, tanto per dire. Alloggi rimangono ancora da pagare per il 2015. 652 domande su un totale di 7.441, quindi il 92% è stato pagato, rimane un 8%. Il 2016 rimangono 533 domande, quindi il meno del 6%, il 5% da pagare, perché il totale delle domande del 2016 era di 9.784. Di queste 9.251 sono pagate. E la Regione ha iniziato già ad inviare i pacchetti per mettere in liquidazione del 2017 e AGEA ha già provveduto al pagamento delle prime 900 domande. Anche a testimonianza del fatto che abbiamo superato con un colloquio, con un confronto aperto, la problematica che, siccome il 2016, essendo regione terremotata, era stato pagato evitando di fare i controlli, il 2017 non sarebbe stato pagato finché non era chiuso tutto il 2016.
che è stato pagato al 90% ma non a saldo. Quindi con AGEA abbiamo concordato e stiamo concordando che l'anno di riferimento è il 2017 e quindi sono iniziati i pagamenti. È chiaro che a fronte di tutti i numeri che io vi dico di chi è stato pagato, le 600 più 500 persone, che può darsi in molti casi sono le stesse, perché laddove un fascicolo è bloccato nel 2015 non viene liquidato neanche nel 2016. Quindi le domande di cui vi parlavo che sono bloccate è giusto che siano anche arrabbiate in alcuni casi. Su questo noi però abbiamo costantemente lavorato e lavoriamo attraverso lo sportello le due professionalità che sono in questa fase in regione a disposizione per conto di AGEA, con incontri si ripeteranno anche prima del 20 di novembre con un nuovo incontro al quale parteciperanno anche le associazioni di categorie, sempre con AGEA a Roma, nel senso che poi miracoli non l'ha fatti nessuno, ma l'andamento è più che soddisfacente. Su queste questioni di fascicoli bloccati c'è l'impegno costante e l'intenzione appunto di risolverlo a breve, nei tempi più veloci possibili. Su questo ne ho parlato anche con il Ministro nell'ultima occasione in cui ci siamo incontrati, che tra l'altro mi ha chiesto di mandare l'elenco di tutte le domande bloccate, e questo fatto nei giorni scorsi, invitandoli anche a visitare l'Umbria. Per il resto, oltre di queste risorse liquidate, 138 milioni di euro sono state messe a disposizione per le misure, quelle legate più all'ambiente, indennità compensative, biologico e benessere animale, e 76 milioni di euro fin qui sono quelli, i milioni messi a disposizione già pagati per gli investimenti. Nelle prossime settimane riapriranno i bandi sia per la 4.1 che per la 4.2, anche frutto delle maggiori risorse che noi abbiamo avuto attraverso la solidarietà delle altre regioni. E contestualmente sia i giovani che l'agroindustria, l'agroalimentare, che le imprese agricole potranno contare su maggiori risorse a disposizione. Ci saranno, come dire, nei prossimi giorni anche comunicazioni su questo, e voglio anche dire che noi manteniamo anche un impegno che per noi è importante, perché non basta spendere, è importante anche garantire la qualità della spesa. L'Europa prevede per i prossimi anni il superamento del 40% della spesa del piano di sviluppo rurale legate alle finalità ambientali. Come Regione Umbria noi già siamo sopra con questa programmazione, e la testimonianza è anche rispetto ai numeri che vi ho messo a disposizione in questa giornata. Grazie Assessore, prego Consigliere Chiacchieroni. Sì, grazie Signor Presidente, grazie Assessore. A considerazione, siamo di fronte ad un comparto dell'economia che ha prodotto forti innovazioni in questo anno. C'è un rinnovamento anche generazionale, quindi segnali positivi che vanno accompagnati. Per cui le chiedo anche a nome del resto del nostro gruppo e penso anche dei consiglieri di monitorare costantemente queste problematiche e tutti i piani e i programmi, di fare anche scelte veloci, ringraziandola per l'impegno che sta mettendo e anche ringraziando tutti gli uffici e i dirigenti dell'assessorato, perché appunto accompagnare questo grande sforzo è di sicuro un lavoro che richiede tante e tante energie. Per questo la ringrazio. Grazie consigliere Chiacchieroni. Passiamo all'oggetto numero 176. Risponde l'assessore Paparelli e interrogano i consiglieri liberati Carbonari. Prego consigliere. Dunque, qui cerchiamo di parlare, di tratteggiare un po' tra noi, perché siamo veramente in pochi, di un tema che ha a che fare con i lavori del futuro, anzi in alcune aree del mondo del presente. Abbiamo anche un'altra interrogazione su, in particolare, l'industria pesante, l'industria 8-900esca di tipo fordista, che in qualche modo caratterizza una parte significativa dei nostri territori e sicuramente anche l'Italia più in generale, che è stata la base del nostro benessere, però dobbiamo guardare avanti. E allora dobbiamo dirci che sin dagli anni 80, soprattutto negli anni 90,
c'è stato nel mondo occidentale in particolare un grande avanzamento di quella cosiddetta New Economy, che poi ha connotato anche gli anni a venire e naturalmente quelli contemporanei, quelli di oggi. Che cosa è successo? È successo che il valore di alcune aziende ha superato i 1.000 miliardi di dollari, in particolare di Amazon e di Apple. Che cosa succede ancora? Succede che il mondo va avanti, procede, la tecnologia incalza, cambiano i lavori, nascono nuove competenze e quindi nuove attività e ci sembra un po' di esserne fuori indubbiamente come paese Italia e naturalmente conseguentemente anche come Umbria. E allora noi vorremmo capire se la regione si sta attivando in questo senso, cercando di intercettare i segni del futuro. Perché parlo di futuro? Perché alla fine dell'Ottocento la siderurgia era certamente il futuro, a Terni e non solo, no? Ora, alla fine del Novecento, purtroppo invece non siamo stati capaci di prendere nemmeno in corsa questo treno e nemmeno oggi. Intanto in questi giorni, in queste settimane, si sta per chiudere, voi pensate, a Washington un accordo che, grazie ovviamente a fattori ambientali estremamente favorevoli, consente a quella città, a quella capitale e un po' alla costa est degli Stati Uniti, nord-est degli Stati Uniti, di avere qualcosa come 50.000 dipendenti della Amazon che si troveranno lì perché sono entrate un po' in concorrenza tante città, tante metropoli e anche stati, per cercare di offrire le condizioni più favorevoli a queste realtà del futuro. Ora, come possiamo giocare noi questa partita? Beh, intanto abbiamo tentato noi di proporre alla Giunta di interloquire, naturalmente in coordinamento col Governo, però anche con le organizzazioni già esistenti della Camera di Commercio americana in Italia, dell'Ambasciata degli Stati Uniti, e con tutti coloro che conoscono queste dinamiche, che possono essere implementate, che possono essere seguite, talvolta con successo, se ci si crede. Io ritengo che la nostra interrogazione abbia un significato profondo perché guarda appunto al domani e al dopodomani, a quelle che saranno le competenze del futuro, chi, è stato detto da parte di alcuni osservatori, voglio leggere, chi rallenta o si oppone alle trasformazioni strutturali dell'economia, dalle produzioni materiali agli immateriali, chi rallenta o si oppone a questo, dall'industria povera ai servizi, crescerà molto meno del 2%, come già avviene in Italia da molti anni. Insomma, verranno distrutti 3,5 milioni di posti di lavoro di qui a pochi anni, e verranno soltanto guadagnati 2 milioni di nuovi occupati nelle nuove professioni. Ora, a riguardo, parliamo di Italia, di qui a 15 anni, a riguardo credo che si possa sicuramente fare qualcosa anche come ente regione per appunto catturare il futuro e quindi portare qui alcune realtà americane e non solo, che hanno certamente bisogno dell'Italia e di trovare in Italia le condizioni migliori e più favorevoli anche per le proprie attività. Grazie. Grazie consigliere Liberati. Prego assessore. Ma contatti con i grandi gruppi che operano nel settore del digitale, dell'informatica, sono contatti frequenti. Ad esempio un anno fa abbiamo realizzato con l'azienda, una delle più grandi aziende del mondo, credo Huawei, un promotional sui suoi sistemi di videoconferenza, girando un filmato su Perugia e la regione Umbria che sta facendo il giro del mondo. In Umbria esistono già un pezzo di futuro, con alcune eccellenze che al Consiglio dei Liberati non sfuggiranno, per esempio Vedria a Orvieto è già un pezzo, diciamo, di questo futuro che è nella nostra regione e credo che molto da questo punto di vista potrà essere fatto sia auspicando che il governo rimetta in campo anche per il 2019 Industria 4.0, perché non è altro che l'innovazione, diciamo, del sistema industriale verso questa direzione, e anche utilizzando gli strumenti che
di cui il governo ci ha dotato sul nostro territorio. Penso all'area di crisi complessa sul Ternano-Narnese, che è tutta orientata negli avvisi su due tematiche, l'innovazione e l'ambiente. Sono gli investimenti prioritari insieme all'occupazione che caratterizzano, diciamo, non finanziamenti a pioggia, ma caratterizzano. E c'è, diciamo, una risposta interessante. Nella prima tranche degli avvisi regionali abbiamo avuto 63 progetti di impresa, di piccole e medie imprese, sul versante dell'innovazione e dell'ambiente, che sono molto importanti. Però mi consente di dire che affinché nasca un vero e proprio interesse per i grandi gruppi nella nostra nazione, e non solo in Umbria, è necessario superare un gap infrastrutturale, soprattutto in termini di rete di trasmissione di dati, che contraddistingue l'Italia tra i paesi dell'Unione Europea, diciamo uno di quelli che stavano un po' più indietro, prima che venissero messe in campo alcune scelte. Le scelte operate ad esempio nel settore televisivo degli anni 90, sul digitale terrestre, piuttosto che TV via cavo, hanno impedito l'economicità degli investimenti privati in reti di nuova generazione. E venendo all'Umbria, la consultazione degli operatori privati effettuata da Infrade nel 2017 vedeva la nostra regione ancora quasi interamente a fallimento di mercato. I tempi di rientro degli investimenti, cioè, erano troppo lunghi per essere convenienti. Questo ci ha portato e ha portato governi precedenti di questa regione, fin dal 2006, di decidere di realizzare una propria rete in fibra ottica, rete che avrebbe dovuto connettere tutte le sedi della pubblica amministrazione per essere poi messa a disposizione dei privati per la connessione dei cittadini e delle imprese. La rete è stata realizzata e attivata nel 2016. Oggi viene utilizzata per dare la connessione a regione, agenzie regionali, ospedali, diversi comuni, molte scuole. Nel 2015 questa questione si è intrecciata con la proposta del governo Renzi di allora di affrontare radicalmente il problema, realizzando un progetto nazionale, piano nazionale banda ultralarga, per stendere una rete pubblica in fibra ottica nelle aree bianche disegnate dal piano stesso. Il progetto quindi Umbro è confluito in quello nazionale e è stata bandita una gara dalla Infra, della società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, per realizzare in Umbria una struttura del valore di 56 milioni di euro aggiudicata da Open Fiber, che sta, società ovviamente a partecipazione pubblica insieme a Cassa Depositi e Prestiti, che sta mettendo in campo questa rete. Ci sono in Umbria 31 cantieri aperti, la regione, diciamo, è 34% di prossima apertura, quindi entro il 2019, diciamo che pur entrando, essendo entrati 6 mesi dopo della gara nazionale, stiamo marciando a notevole velocità. Entro il 2019 il progetto sarà concluso e la rete sarà attiva in tutti i comuni umbri. Nel frattempo ovviamente si stanno sviluppando una serie di servizi che viaggeranno su questa rete, non solo nei rapporti tra cittadini e imprese e pubblica amministrazione, penso al SUAPE, al pago pubblica amministrazione, al fascicolo sanitario elettronico, al fatto che solamente l'Umbria e la Lombardia, nell'ambito degli interventi previsti dall'agenda digitale, abbiano realizzato un ecosistema digitale regionale che, tramite la definizione di regole standard comuni, permette l'esposizione dei servizi delle piattaforme regionali interconnesse ai servizi nazionali. Quindi, diciamo, pago SPID, fattura PA o vendata sono tutti, diciamo, in collegamento con la rete nazionale tramite interfacce API, e consente la creazione di servizi digitali aggregati. Ovviamente insieme a questo noi abbiamo orientato tutta la programmazione comunitaria, cioè il FESR, verso questa questione sollevata nell'interrogazione, cioè verso l'innovazione. Oltre 2 milioni di investimenti nell'ultimo anno nelle piccole imprese sono stati stimolati, finalizzati ad applicazioni digitali di elevato interesse ai fini delle operatività aziendali. Certo, possiamo, non appena, diciamo, l'infrastruttura è completata, in prossimità, diciamo, della conclusione, sarà importante, interessante attivare ulteriori sinergie per utilizzare in questo caso la struttura del Ministero che è preposta, diciamo, attività di marketing che vengono descritte nell'interrogazione, che è l'ICE, insieme alla nostra Sviluppo Umbria, stanno facendo, iniziare a fare alcuni giri per alcune regioni per fare in modo che anche questi grandi gruppi possano, diciamo, insieme a quelli che già vi operano, trovare, diciamo, quantomeno un ambiente fertile nella nostra regione. Per fare questo ovviamente bisogna crearne
i presupposti. E qui in questa regione, essendo comuni piccoli a fallimento di mercato, è stato più difficoltoso, anche se siamo al pari con gli altri, adesso creare queste condizioni. Peraltro l'esistenza, oltre che di Veria, di settori particolarmente avanzati come quello dell'aeronautica, anche l'approccio di Amazon nella nostra regione, che c'è come logistica, credo che sia segnali importanti che vadano coltivati e sviluppati. Grazie, sì, noi, assessore, prego, grazie, consigliere Liberati. Grazie presidente, la invitiamo a proseguire negli sforzi, perché siamo in pieno momento di transizione verso un'economia davvero nuova e dematerializzata, ed è evidente che purtroppo sì, mancano alcune infrastrutture. Pensiamo al caso ad esempio di Amazon a Fiano Romano. Poi ci sono, diciamo, competenze e competenze che entrano in gioco. Non siamo proprio dentro la questione delle alte competenze per un mega magazzino come quello che è stato costruito a Fiano Romano, però questo ci dice, questo ci dice che a pochi passi, a pochi chilometri dall'Umbria, qualcuno investe, perché appunto esistono delle infrastrutture che da noi ancora faticano a essere realizzate. Naturalmente c'è il grande tema poi delle blockchain, su questo credo che anche il governo sia all'altezza, nel senso che sono state firmate degli accordi, delle intese anche a livello europeo, e così quindi con grandi investimenti che riguardano il sistema paese. Noi dobbiamo cercare di entrarci con forza, altrimenti se non ci siamo in questa fase saremo esclusi per il futuro. Grazie.